conto salvaggio della Laguna di Venezia. L'avete visto mai? Sperando? Beh, se non l'avete ancora fatto, guardatelo, perché lì dà il primo giorno di scuola. Questa scuola, e quel totem me lo testimonia, partecipa a questo progetto guai. È un progetto sulla diffusione della cultura scientifica, in modo particolare della cultura scientifica legata al nostro territorio, cioè come conoscere bene il nostro territorio, come riuscire, voi che siete giovani poi, a interagire con lui per la vostra vita futura. È un po' guai, no, questa domanda, è un po' appunto la domanda che anche voi dovreste farvi. All'interno di questo progetto sono stati costruiti dei percorsi, chiamiamoli didattici, nel senso dei percorsi adatti a voi, proprio per cercare, però scusate un attimo, so come siete abituati, tanto quelli che sono arrivati adesso non va bene perché lo ha detto il quale vi sedete, e poi state zitti e fermi, però possiamo fare, siete grandi, non avete grandi anni. Allora, quindi all'interno di questo progetto c'è questo modulo con un supporto Marghera, voi sapete tutti cos'è il Porto Marghera, una realtà molto grande, vicinissimo a noi, che ha avuto un suo, una sua storia, una sua importanza proprio per lo sviluppo di questo territorio. E in questo momento sta avendo un altro tipo di percorso rispetto a quello che aveva prima. Allora, proprio utilizzando questo territorio, questo luogo storico, economico, politico, importantissimo che abbiamo avuto qua, non è che dobbiamo studiare solo la storia, ma cercheremo, grazie a questo progetto che adesso la professoressa Mazzoleni vi spiegherà come si articola, cercheremo di far sì che le nostre conoscenze, le nostre competenze, visto che siete grandi, siete quattro, siete in vita, quindi ne avete nella vostra storia, vengano utilizzate per pensare e per costruire cose nuove per questo Porto Marghera. Cosa vogliamo fare di questo luogo? Qual è il suo futuro? E quali sono le nostre idee? E come facciamo a raccontarle? Ok? Quindi un po' lo scopo è questo. Poi come? Adesso ve lo spiegherà. Oggi la prima conferenza che ci sarà tenuta con il professor Mancuso, e ci farà appunto un quadro anche storico, visto, perché ci sono anche tutta una serie di immagini che ci racconta l'evoluzione di quello che è stato. Però non saranno solo seminari, e questa è la cosa importante, sono dei seminari di conoscenza, ma ci saranno anche delle attività di laboratorio, che non vuol dire andare a fare le reazioni chimiche come voi pensate, ma delle attività pratiche sul campo. Infatti ci sarà anche un'uscita 14 ottobre, questo non so per aprire le armi per le classi dello scientifico, e andremo nei luoghi, andremo a vederli questi luoghi, andremo a capire, perché per adesso ne sentiamo solo parlare, invece li andremo a vedere dal vero, ok? E da lì poi comincerà il nostro lavoro. Allora adesso lascio la parola alla professoressa Mazzoleni, che vi racconterà magari l'articolazione effettiva un po' più dettagliata del progetto. E poi a questo Mancuso vi chiedo attenzione e rispetto. Va bene? So che siete capaci. Stava rasentando di essere lo stadio. Allora, ho avuto il piacere di poter intraprendere questo esperimento, perché è un esperimento per il vostro corpo docente, ma è un esperimento anche per noi, quindi per chi lavora all'università e vede la vostra generazione quando sceglie, una volta finito il percorso della media superiore, di intraprendere una scelta di ulteriore processo formativo. Quindi mi fa molto piacere avere l'opportunità
possibilità di far comprendere che questo percorso è un percorso che si può iniziare già nella scuola media superiore e che quindi queste attività, quelle dell'università e delle medie superiori, possono trovare delle facili e utili interazioni. Quindi è una scommessa che vuole incominciare a far dialogare delle realtà formative che stanno rischiando di essere proprio separate tra loro. E separate vuol dire anche separate come conoscenze. Nelle scuole superiori si hanno certe formazioni, si hanno certe conoscenze, diventano più specialistiche e settoriali dopo. Sarebbe opportuno incominciare ad avere invece delle relazioni più fertili e produttive tra il livello e la formazione appunto delle medie superiori e la formazione universitaria. Io sono qui appunto perché accetto assolutamente questa scommessa e mi fa molto piacere che i vostri docenti si siano impegnati in un progetto molto complesso, perché non è facile stabilire delle relazioni quando ci sono state delle divisioni forti, e mi fa piacere soprattutto perché l'argomento sul quale abbiamo avuto l'interesse a intraprendere questa sperimentazione è un argomento che riguarda il vostro ambiente di vita. Allora, il vostro ambiente di vita vuol dire come voi lo vivete, come voi lo percepite, come voi pensate che rispetto ai problemi che già individuate potete immaginarvi che questo ambiente possa cambiare. Allora, voi incominciate a capire che avrete, se queste sono le questioni, l'ambiente di vita, il territorio nel quale si vive e si fa esperienza perché lo si vive, potete incominciarlo a guardare con un occhio diverso se lo volete interrogare, per capire come alcune cose che vedete che non vanno, che non funzionano, che non sono soddisfacenti, che non rispondono ai vostri bisogni, possono essere cambiate. Detto così sembra semplice. Semplice non è, perché richiede una serie di strumenti interpretativi e conoscitivi. Allora, siccome quello che vogliamo raggiungere è che voi incominciate ad avere la consapevolezza maggiore dell'ambiente in cui vivete e possiate pensare di dire delle cose partecipando, anche solo stando tra di voi, ma partecipando a occasioni che possono nascere all'esterno, che possiate avere degli interessi anche futuri per un ulteriore approfondimento di queste conoscenze. Abbiamo pensato di strutturare il lavoro all'interno del progetto WHY, che ha due ambiti di analisi, e sono quello legato al rapporto, specificatamente al rapporto acqua-terra attraverso le barene, che sono, diciamo, l'aspetto anche più interessante e connotante il nostro territorio lagunare, e l'altro invece Porto Marghera. Perché Porto Marghera? E ve lo faremo capire fin dalla ricostruzione storica. Se vedete il Tobel, voi riuscite a capire che una parte di territorio grande come Mestre, e quindi la grandezza ha una sua rilevanza, è stata totalmente sottratta a qualsiasi possibilità di comprensione, di uso da parte di tutta la popolazione che sta intorno. Anzi, quell'area, lo sviluppo di quell'area ha creato le condizioni perché si sviluppasse tutto l'intorno. Il modo, i caratteri, gli aspetti di questo tipo di sviluppo li vedremo cercando di interpretare come mai si è creata quell'area, come mai quell'area è diventata un'area totalmente preclusa a qualsiasi rapporto con la popolazione insediata nel territorio, e perché quest'area oggi ha lasciato un deposito di problemi assolutamente rilevanti. Prima era nata la grande industria, oggi ereditiamo la dismissione di queste industrie, l'abbandono dell'attività produttiva. Non solo, oggi ereditiamo per una parte così consistente di territorio
un degrado ambientale molto alto, un inquinamento dei suoli, delle acque, a cui si sta ovviamente cercando di porre rimedio con specifici progetti, perché quel territorio possa di nuovo, e questa è la scommessa, tornare ad essere patrimonio del territorio e non escluso, possa diventare di nuovo un ambito che ha un rapporto stretto tra l'acqua e la terra e possa essere usufruito dalle persone, perché anche quella parte di rapporto terra-acqua è stato sottratto a qualsiasi possibilità di uso da parte della collettività. Dobbiamo cercare di immaginarci come può essere riqualificata, usiamo delle parole che poi metteremo in gioco anche successivamente nei laboratori, può essere ricostituita, può rinascere come parte urbana. La scommessa è: può quell'area che oggi è dismessa ed è però una risorsa rilevantissima, perché è una risorsa depositata lì, dobbiamo incominciare a vederla come risorsa, tornare ad essere una parte di città, punto di domanda? Questo è il compito che assumeremo nei laboratori. I laboratori sono un'attività che vogliamo assolutamente che sia volontaria, cioè deve esserci un interesse da parte nostra a frequentarli. Nessuno in questo progetto è obbligato a fare delle cose. I seminari sono ovviamente un invito esteso ai più, anche a chi non farà i laboratori, perché comunque sono conoscenze che all'interno di questo progetto si è deciso di potervi offrire, perché interagiscono anche con le competenze che vi state formando e che vi offre il vostro percorso formativo. Quindi ci saranno dei momenti di convergenza che speriamo siano fertili e utili, per esempio nelle formazioni delle tesine dei quinti anni, che di solito fanno impazzire i docenti, ma anche voi. E questo può, qui ci possono essere argomenti interessanti, perché si possono sviluppare anche delle tesine, quindi avete delle ricadute anche dopo, anche solo seguendo i seminari, non necessariamente scegliendo di fare anche l'attività di laboratorio. L'attività di laboratorio viene fatta in due fasi, una prima fase che si chiuderà con la produzione di elaborati da parte dei gruppi che lavoreranno, e lavoreranno in 3 ore in un pomeriggio alla settimana, mi sembra che orientativamente sia stato individuato il giovedì pomeriggio. Questi gruppi verranno seguiti da me e da un altro docente, e si tratterà appunto di mettere a punto un processo con gli strumenti che vi offriremo e con quelli che voi sarete autonomamente in grado di aggiungere, di ricostruzione del contesto di analisi attraverso un percorso analitico che diventa già analisi e interpretazione, a partire dalla visione che è quella che vogliamo, che è come può questo territorio ritornare in città. Questa è la grande idea. C'è un'idea, perché senza un'idea non si possono fare questi percorsi. Il processo di trasformazione del territorio ha bisogno di idee di città, e ne parleremo, questo è quello che metteremo in gioco. Senza un'idea di città non si fa più. Ci vogliono delle idee che aiutano l'esplorazione, l'analisi del contesto, e quindi è un lavoro non prima faccio l'analisi e poi viene il progetto. Ho un'idea di città, immagino quale sia meglio la città che voglio in un futuro, per esempio trasformare Porto Marghera in un'area urbana, mista con attività produttive, ma anche mista con residenze, con spazi pubblici. Questa è l'ambizione. Allora, se questa è l'ambizione, quali sono le analisi interpretative che ci portano a pensare in termini progettuali? Progettuali come progetto di trasformazione del territorio. Io mi occupo di urbanistica e di storia della città presso il corso di laurea di urbanistica e pianificazione del territorio dello IUA del triennio, e quindi questo è tutto ciò che all'interno di quel corso di laurea si fa per arrivare a definire un progetto di trasformazione del territorio. Questi laboratori, per finire, e poi do subito la parola a Marcuso, perché vi spiegherò come mai si inizia con la ricostruzione stessa.
il laboratorio appunto avrà una prima fase, si svolgerà per 18 ore, quindi circa 6 settimane tra ottobre e novembre, speriamo che riesca a partire già a metà ottobre, nel giovedì probabilmente, poi mi diranno i nostri docenti se sarà o il mercoledì o il giovedì, rispetto anche ai vostri impegni. Saranno 3 ore, alla fine ci saranno degli elaborati che verranno valutati da una commissione fatta dai vostri docenti e da noi, e verrà fatta una mostra per esporre i vostri risultati di questo lavoro, e verranno soprattutto col giudizio e la valutazione attribuiti dei crediti formativi. Quindi voi comincerete già a avere un rapporto attraverso il riconoscimento del vostro lavoro con il successivo percorso universitario, qualora abbiate interesse a orientarvi verso l'approfondimento dei temi legati all'urbanistica e alla trasformazione del territorio. Quindi il modo migliore, perché si parli anche di che cosa voi potreste trovare nei percorsi formativi che vengono offerti nella vostra città, è anche quello di capire e di che cosa trattare. Non solo avere un elenco di materie, ma capire cos'è, cosa si fa e a che cosa si vuole arrivare con il progetto Paese. Perché abbiamo iniziato con il seminario di storia? Perché è solo la storia. È la ricostruzione storica, è già una ricostruzione interpretativa, non è la storia di tutto, è una storia che serve per comprendere le trasformazioni del territorio, non è una storia qualsiasi. Quindi anche la storia serve come strumento di interpretazione che viene messo in gioco per trasformare il presente. È uno strumento analitico interpretativo assolutamente essenziale, fondamentale. Lo è sempre la storia. La storia non è una successione di dati e di eventi da ricordare, è qualcosa a cui attingiamo ed è veramente un deposito straordinario di idee, di esperienze, di concetti, che ogni volta mettiamo in gioco a secondo di quello che ci serve. E quindi la usiamo come strumento utile, all'oggi, per interpretare il presente. Adesso Franco Mancuso vi farà appunto una ricostruzione di come si è formato Porto Marghera, ma lo farà soprattutto partendo dal luogo di origine di questo processo, che è Venezia. È motivo della relazione del tema da Venezia a Marghera, vi permetterà di capire appunto questo percorso. Che cosa vi chiediamo? L'attenzione, sappiamo che c'è, non è, non lo mettiamo in dubbio, che può essere un esperimento che vi può interessare e che vi può stimolare. Ci interessa avere anche un'interazione vostra. Se vedete che solamente ci sono degli aspetti che non capite, dei termini, che interagite e chiedete che cosa significa, che cosa vuol dire. Lo potete fare mentre il professor Mancuso parla, siamo abituati a questa interazione, anzi la cerchiamo di favorirla, perché questo vuol dire che abbiamo un pubblico che sta interagendo con noi. O comunque lo potete fare anche alla fine della presentazione, quando apriamo una discussione per capire le sensazioni che avete avuto, le questioni che vi sono rimaste come questioni aperte. Quindi darei la parola a Franco Mancuso, docente di urbanistica sempre presso l'Inno. Accademica, ma è una chiacchierata sui temi che sono stati presentati, e ringrazio il vostro liceo per avermi invitato appunto a questa mattinata. E parleremo di Porto Marghera, di Marghera, e per iniziare avremo molte immagini e quindi devo correre anche rapidamente per non annegarvi, però se per caso qualche immagine sembrava interessante, interrompetemi pure, vi darò qualche
eventuale risposta, anzi a noi fa piacere, no, stabilire un rapporto interattivo al di là del tavolo. E ho molte immagini, ripeto, sì, anch'io c'è qualche problema di proiezione, però posso lasciarvi se del caso il PowerPoint con tutto quello che ho messo dentro e potete vederlo eventualmente successivamente anche nel corso dei seminari successivi, perché sono d'accordo con la professoressa Mazzoneni, la storia serve per presentare, il progetto si serve della storia, sono due momenti assolutamente che interagiscono, devono immaginare di considerare separatamente. È probabile che anche nella fase successiva siate la vostra curiosità rispetto alla storia aumenti, in qualche modo il materiale che ho raccolto, che ho messo insieme in questo piccolo testo che poi vi lascio, vedrete molto banchera, potete trovare se del caso successivamente le cose che vi ho fatto. Dunque, ho diviso questa conversazione in tre parti. La prima ha sottotitolo Venezia città industriale, la seconda riguarda la nascita delle flotte di Porto Marghera e la terza parte riguarda la situazione attuale. Vedremo se avremo tempo di trattare tutti questi argomenti, casomai li riprenderemo una volta. Perché Venezia città industriale come punto di partenza? Perché tutto comincia con la grande trasformazione, vi chiedo che noi possiamo lavorare anche nel futuro, con le grandi trasformazioni che accadono a Venezia a partire dalla metà dell'Ottocento. Dobbiamo spostarci all'indietro nel tempo di 165 anni, a metà dell'Ottocento. A Venezia accade un fatto importantissimo, e cioè Venezia viene collegata alla terraferma con la realizzazione del ponte ferroviario e della ferrovia, che qui vedete che la unisce, Venezia sullo sfondo, vedete il profilo, che la unisce a Milano, la capitale del Lombardo Veneto, poi però consente anche i collegamenti attraverso Verona e il Brennero con l'Europa centrale. Da sempre Venezia era stata un'isola e i collegamenti con la terraferma e con il resto del territorio avvenivano per via d'acqua, canali, voi certamente sapete. Ma questo è un fatto nuovo, l'idea di raggiungere Venezia con la ferrovia è legata all'idea che Venezia, l'Austria che la governava questo grande territorio del Lombardo Veneto in quel periodo, che Venezia diventi il porto, uno dei porti importanti, ecco, per i rapporti economici con questo grande entroterra, e quindi questo investimento, che è un investimento cospicuo, si rende necessario e si rende opportuno. Voi vedete qui questa immagine che dà un'idea dei primi, credo che sia il primo treno, è un'immagine che in qualche modo serve a celebrare l'arrivo della ferrovia. È lo stesso ponte che attraversate da Venezia, che è rimasto sano e perfettamente funzionante. Il treno arriva a Venezia, come vedete questa è un'immagine ancora celebrativa e illustra l'atrio della stazione ferroviaria, che non esiste più evidentemente con le stazioni successive, ma questo era il modo di arrivare a Venezia, prendete alcuni in uniforme, le autorità e quant'altro. L'area nella quale si localizza la stazione ferroviaria è quella di adesso ed è naturale, è inevitabile che fosse questa. Qui siamo alla fine del Canal Grande, questa è un'immagine ottocentesca, e qui c'è attualmente il ponte di Calatrava, qui c'è Piazza del Ponte. L'area è questa perché è questo il punto più vicino alla terraferma, siccome la ferrovia arriva da, appunto, da Padova, Milano e Verona, era logico tecnicamente che la stazione fosse realizzata in questo punto. Si affaccia sul Canal Grande, però per dirvi un po' del clima nel quale appunto questo intervento fu realizzato, si erano anche esaminati altri progetti, si erano fatte anche
considerazioni su altre ipotesi di localizzazione della stazione ferroviaria. Questo è un disegno appunto anch'esso della, degli anni 40 dell'Ottocento, che mostra un progetto poi non realizzato. Questa è l'isola della Giudecca, per chi ha un po' di dimestichezza con Venezia, questa è la chiesa del Redentore, questa è la chiesa delle Zitelle, questa è l'isola di San Giorgio, e questo progetto prevedeva di portare la ferrovia sul margine meridionale della Giudecca e di realizzare la stazione ferroviaria nell'isola di San Giorgio. Poi con un ponte si sarebbe arrivati a San Marco e a Piazza, che era il centro della città. Si decide invece di localizzare la ferrovia nella zona di Santa Lucia e tutta questa parte della edificazione veneziana viene demolita, la vecchia chiesa che non c'è più, questa invece è la chiesa che ancora esiste, e qui di fronte c'è il ponte degli Scalzi, viene demolita per realizzare appunto questo grosso intervento. L'immagine forse non si vede per via delle cose che dicevamo prima, tecniche, e quindi la sappiamo. L'arrivo della ferrovia, questa è ancora una volta il Canal Grande, induce una serie di trasformazioni importanti in questa parte di Venezia. Come vi dicevo, l'idea della ferrovia non era tanto solo quella di collegare Venezia come città, le sue funzioni, i suoi abitanti, ma di realizzare a Venezia un grande porto commerciale che consentisse appunto lo svolgimento di attività economiche, appunto di interscambi attraverso l'Adriatico, con poi il Mediterraneo e altri. E infatti, verso gli anni 60-65, si comincia a pensare alla possibilità di realizzare una stazione marittima nuova in questa condizione attraverso l'imbonimento di un terreno che non esisteva, perché era acqua, era un terreno. Questa è la parte terminale dell'isola della Giudecca, dove verrà realizzato il grande mulino Turchi, e questa è la parte terminale di Venezia, dove c'è tra l'altro la facoltà di architettura che Chiara insegniamo. E si realizza questo bacino, che è sostanzialmente il bacino nel quale adesso si trattano le grandi navi che vedete venendo a Venezia, proprio di fronte. È un bacino commerciale che si realizza utilizzando strumenti, diciamo, e tecniche ingegneristiche molto avanzate dell'epoca. Tutta questa grande macchina, per esempio, per posare le pietre, per realizzare le banchine, fu costruita e pensata per questa iniziativa, non per fare Venezia. Si adottavano strumenti molto più tradizionali e semplici. Questa immagine abbiamo visto prima, si vede poco, ma insomma ho rappresentato qui tre fasi di Venezia: 1860, 1880 e 1910 o 1915. In nero, guardate bene la parte nera, perché il resto è Venezia, e vedrete lo sviluppo delle aree e delle iniziative industriali. Allora, qui ancora non c'è il porto, qui vedete il porto, c'è l'arsenale naturalmente, e vedete le prime fabbriche, molte fabbriche, che si insediano nell'area immediatamente prossima, circostante la stazione marittima, quella che vi avevo fatto vedere nella mappa precedente. Per quale ragione? Perché è molto conveniente, in particolare per industrie che lavorano nei settori della produzione tessile, cotonificio, della produzione alimentare, mulini, le birrerie, eccetera. È molto più conveniente avvicinarsi a Venezia, da una di queste fabbriche si trasferiscono dalla terraferma, da Trevigiano per esempio, è più conveniente stare a Venezia, perché è facile l'approvvigionamento di materie prime, cotone, grano, eccetera, eccetera, che qualunque altro posto del Veneto. E poi è anche molto facile, attraverso la ferrovia, raggiungere le zone di consumo, ecco, di commercio di questi prodotti. L'industrializzazione, quindi Venezia gradatamente
che si trasforma da amministrativa, da città d'arte, da città della cultura, in una vera e propria città industriale. È abbastanza curiosa questa immagine di una chiesa dismessa per, dopo le dismissioni e la chiusura degli ordini e degli edifici religiosi in epoca napoleonica. Questo è un mulino, una volta l'opportunità di avere fare attività a mulino per la macinazione del grano. È abbastanza bella questa idea che per, invece di realizzare una ciminiera si adopera il campanile di questa chiesa dismessa, e la campanile è un'ottima ciminiera. È la prima Venezia industriale ha questo carattere. Naturalmente Venezia aveva già una sua tradizione industriale, ma era molto localizzata a Murano, come sapete, nel settore della produzione vetraria, e poi all'arsenale per la produzione navale. E si realizzano interventi di grande dimensione, come Mulino Stucchi, che conoscete certamente, perché l'immagine di allora si perpetua nell'immagine di adesso, anche se poi negli anni 60, 70 del secolo scorso l'attività del mulino chiude, ma poi dopo è stato trasformato in grande albergo, come sapete, ma qui vedete la situazione di questo grande edificio industriale, autore di un progettista tedesco, Bullenhof, specializzato, come vedete l'impronta architettonica è chiaramente d'Oltralpe, ma è interessante soprattutto vedere l'animazione, la grande animazione dello spazio ferro, che riuscite a vederlo da lì, dello spazio antistante il mulino. Conoscete Mulino Stucchi? Barche, balconi, Mulino Stucchi lo conoscete inevitabilmente, perché è il più grande edificio di Venezia, e è un grande impatto arrivando a Venezia sul canale della Tiberio. Qualche immagine che mostra l'evoluzione del mulino con i bastimenti, le ciminiere, il fumo, insomma questa immagine, se non ve lo dicessi io, non parrebbe quella di Venezia, parrebbe piuttosto quella, diciamo, questo di Amburgo, per esempio. Tra l'altro l'architetto era un architetto di Amburgo, perché ci sono tutti gli ingredienti della città industriale. Anche nel tessuto denso di Venezia si installano imprese industriali importanti. Questa è la Neville, un'immagine di una grande fonderia che realizza grandi apparati metallici e macchine e poi motori, e si avvale per l'appunto della presenza della ferrovia e del porto. Arsenale mantiene una propria autonomia industriale, anche perché è qualche immagine d'epoca, anche perché è un recinto militare e vive con una sua autonomia rispetto a Venezia, anche se nell'arsenale c'è una grande trasformazione tecnologica legata al fatto che non si fanno più barche e navi di legno, ma si fanno barche e navi di ferro, come questa che vedete. Questo è un barro di una nave militare, e qui vedete altre navi militari dentro l'arsenale, realizzate per l'appunto nell'arsenale stesso, che sono navi motori carbone, con motori a vapore e la guerra, ecco, per l'uso militare. Anche sullo sfondo c'è ancora qualche residua imbarcazione a vela. Ancora immagini dell'arsenale, corro velocemente. L'approvvigionamento dell'arsenale avviene attraverso carri ferroviari che dalla ferrovia portano i materiali con chiatte nell'arsenale stesso. All'interno, queste immagini tardo-ottocentesche mostrano anche la presenza di macchinari e strumenti di lavoro che sono tipici appunto di una realtà industriale. Anche l'arsenale diventa un'industria moderna. Resistono nella città alcune porzioni, diciamo. Questa è una bella incisione ottocentesca che mostra la riva degli Schiavoni verso Sant'Elena, dove ci sono squeri e cantieri della realizzazione di barche in un'altra ancora, vedete le imbarcazioni. Questi sono gli edifici che restano sulla riva degli Schiavoni. Allora, la fabbrica. Il grande cotonificio veneziano, che è un edificio nel quale poi si sedia la facoltà d'architettura, negli anni più recenti è una grandissima struttura produttiva, parte di una catena di cotonifici che si realizzano nel Veneto. Anche
che qui trova l'opportunità di un approvvigionamento di cotone che veniva dall'Africa, dall'Asia, e arrivava per via del porto. La birreria Dreher, anche questa, una, molto spesso i nomi di queste aziende sono di origine germanica, Stucchi, Dreher, Jung, sono aziende che vengono dall'entroterra e trovano conveniente installarsi a Venezia. La birreria Dreher ancora, il cementificio che sta al Giudecca, i magazzini portuali, le gru sono scomparse di recente, ma i magazzini sono ancora al loro posto e questa è la parte della tavola della chiesa. Altre gru, in ferro, insomma è ancora una volta il cotonificio veneziano prima delle recenti trasformazioni, il mulino Stucchi dopo l'abbandono degli anni 60 al suo interno, vado velocemente, vedete l'architettura anche di grande qualità dal punto di vista è tipicamente industriali, tipicamente centroeuropee come questa, da, appunto, questa decorazione, il ferro, il mattone che provengono dall'Oltralpe. Quartiere navali, questo è un quartiere navale alla Giudecca ed è abbastanza interessante vederlo, questo manufatto tipicamente industriale, nei rapporti con un capolavoro dell'architettura mondiale che è l'architettura di Palladio, quindi Palladio e l'industria vis-à-vis dell'industria ottocentesca. Ancora i magazzini portuali, vado velocemente perché ho tanto di immagini da farvi vedere. Allora, Venezia diventa una grande città industriale e anche una città, tra virgolette, moderna, nel senso che si modernizzano alcune funzioni che tradizionalmente si svolgevano secondo lente, consuetudini maturate nel tempo e nella storia, come per esempio l'arrivo dell'acquedotto. Per secoli l'approvvigionamento idrico di Venezia era stato caratterizzato dall'invenzione di quello straordinario strumento che è il pozzo della veneziana. Alla fine dell'Ottocento pipeline che conduce e porta l'acqua a Venezia e quindi i pozzi ragione d'essere. Gas a Venezia, per ragioni legate all'energia, all'energia di avere energia termica, si è usato il carbone, il legno, eccetera, e ad un certo momento arriva il gas, siamo alla fine dell'Ottocento, e questi sono i gasometri che ancora sono visibili nell'area di Santa Marta, nell'area invece di Castello, vicino all'Arsenale, che voi vedete ancora testimoniati da queste strutture che sono ancora visibili. Altre attrezzature pubbliche importanti come il grande macello comunale, siamo anche qui, partiamo con questa iniziativa a metà dell'Ottocento e si realizza questo grande complesso, il progetto è un progetto di attualmente il macello è utilizzato, qui lo vedete fase di abbandono, il macello chiude anch'esso, come molte di queste fabbriche chiudono nella parte finale del secolo scorso, ma era una grande struttura che serviva non soltanto la città di Venezia, ma anche l'entroterra di Mestre. E qui vedete il macello chiuso, sono foto degli anni 70, oggi è tutto riaperto e utilizzato dalla le strutture per consentire il carico e lo scarico delle barche, gli animali che vengono macellati all'interno e poi riportati nelle varie parti della città per via di le barche oppure da terra. Per farla breve, questa immagine che spero riuscite ad intuire è il risultato di una ricerca che facemmo con i nostri studenti alla facoltà di architettura negli anni 80 e che mostra tutti gli edifici che furono realizzati, ve ne fate vedere alcuni, in questo arco di tempo per ragioni di carattere produttivo o per servizi urbani legati alla modernizzazione. Ecco quindi la stazione marittima, i magazzini, il cotonificio, il mulino Stucchi, la fabbrica di Ungans, gli orologi e poi l'arsenale che continua la sua vita, però legata soltanto ad una dimensione militare. Voglio fare un piccolo inciso perché questa mappa mi permette. Scusate, non si riesco a. Tutto ciò che è stato descritto a partire dalla ferrovia, che è
è l'elemento che ha rivoluzionato. Che è questa, la ferrovia ve la segno qua, e questa è la stazione che abbiamo visto precedentemente. Che ha rivoluzionato i rapporti territoriali, così come l'aereo rivoluzionerà successivamente e ulteriormente le relazioni nel territorio. Però vedete, è il momento in cui Venezia è il centro dell'attività economica e produttiva della terraferma, e la relazione che si è creata con la ferrovia e col ponte, con la terraferma, permette a Venezia di essere lei il fulcro di tutte le attività più importanti in relazione a quella che è appunto la terraferma, Mestre, il nucleo di Mestre e non solo di Mestre. Ecco, proprio così, a cavallo tra 800 e 900, Venezia, non c'è ancora Porto Marghera, è la più grande città industriale del Veneto, del Veneto anzi. E non solo per in ragione dell'arsenale, ma per tutto questo fittirsi di insediamenti produttivi che abbiamo rapidamente ripercorso precedentemente. E tutto questo porta anche nella città delle trasformazioni rilevanti che sono oggi fanno parte, come dire, dell'immagine consuetudinaria, ma allora, sempre a cavallo tra 8 e 900, furono ebbero un impatto rivoluzionario, come per esempio l'uso del ferro e della ghisa. Questo è il ponte dell'Accademia, prima che fosse trasformato in demolito per ragioni di manutenzione negli anni 30, e poi sostituito dal ponte in legno. Lo vedete in questa posizione, vedete come questo costituisca una presenza, un impatto importante nella città. Il ponte, gli elementi di questo ponte erano realizzati da quella Neville che abbiamo visto precedentemente in un'immagine dell'epoca. Questi sono i ponti che ancora sono molto recenti. Questo è realizzato da una fonderia Laie, ancora una volta Neville, Laie, nomi di imprenditori stranieri che si insediano a Venezia. Conveniente di cui parlavo prima, un ponte in ghisa perfettamente funzionante, e quindi cambia anche Venezia. 1871 è ancora chiaramente visibile tutto questo, cambia anche progressivamente l'immagine della città, del resto anche le stesse imbarcazioni che solcano i canali, in particolare i vaporetti, il ferro con la ghisa che si accoppia agli elementi tradizionali della cittadina. Fonderia Veneta San Rocco Venezia, siamo a San Rocco e siamo negli anni 70-80 del stesso secolo. Arriva l'illuminazione pubblica, questi sono fanali che conoscete perché sono tipici oramai dell'immagine veneziana, ma fino ad allora non c'erano, e questi sono due simpatici documenti, perché sono i documenti con i quali l'amministrazione comunale accetta questo modello di lampione che poi verrà adottato in tutta la città. Il ferro, la ghisa entrano anche, come dire, nel tessuto edilizio. Non c'è più questo, ma questo è il mercato del pesce, la pescheria di Rialto, che costruita qui davanti, fu realizzata e così rimase per qualche decennio con una struttura in ferro costruita da quelle in mattoni. Mi piace, non si vede. Vabbè, contemporaneamente questa modernizzazione, questa idea di rendere la città più efficiente, più sana, porta anche all'interramento di molti canali. Questa è la via Garibaldi, attualmente via, che un tempo era canale e che fu interrata nel senso preciso. E questo è un altro canale interrato, è diventata strada, ma per secoli era stato canale. Rio Terrà, arrivati quando andate a Venezia e leggete questo Rio Terrà, vuol dire che questo è un rio che è stato interrato. Terrà in veneziano vuol dire che non è stato interrato, alla voce di Paolo, ma è molto frequente l'incontro con il Rio Terrà. Si realizzano anche interventi cospicui nel tessuto urbanistico e edilizio, in particolare questo è il tracciato della strada nuova, grande strada pedonale che dalla stazione conduce a Rialto.
consueto nelle città europee, italiane, tutte della ferrovia, come arrivare rapidamente al centro. Al mercato di Venezia si arriva con uno sventramento che porta alla realizzazione della via, della strada nuova, si chiama strada nuova non a caso. Anche i trasporti pubblici cambiano fisionomia, il battello a vapore, questo è un vaporetto della CTV alla fine del secolo, e questa immagine è abbastanza divertente perché è uno sciopero dei gondolieri, è un'immagine presa da una rivista all'epoca, ed è un'immagine dello sciopero dei gondolieri che prima gestivano i traghetti e i trasporti veneziani contro questo vaporetto, che oramai però diventa il mezzo. Vedete qui imbarcazioni a vapore che si affacciano nel bacino di San Marco e i primi motoscafi, tra l'altro molto belli e molto eleganti, che solcavano appunto i canali, il canale grande, il canale della Giudecca e i canali minori per raggiungere il Lido e le isole. Ah, questa è, si vede, però di sì, qui vedete il vecchio ponte degli scalzi di fronte alla ferrovia, uso il ferro, come dicevo prima, sostituito poi dal ponte in pietra che è alle spalle. Altri importanti interventi legati al ponte ferroviario tendono alla modernizzazione della città, la strada nuova che dicevo prima, il Rio Nuovo e Piazzale Roma. Piazzale Roma non c'era, ma negli anni 30 si realizza un ponte automobilistico, quello che percorrete anche adesso, parallelo al ponte della ferrovia, e vedete qui immagini di epoca che mostrano le tecnologie tecniche per realizzarlo. Questo è il progetto di Piazzale Roma, che non si realizza interamente, ma un grande garage e i grandi sventramenti, cioè questa era una porzione di Venezia importante, sventrata per aprire quel piazzale attraverso il quale si entra a Venezia, oggi nella porta di Venezia. Il giorno dell'inaugurazione, voi non ve lo ricordate, ma io mi ricordo benissimo la filovia elettrica che arriva a Piazzale Roma. E oggi ci sarà il tram. E oggi c'è il tram. Si apre il Rio Nuovo, c'è cioè un collegamento, vedete un altro sventramento, cioè la città, questa corsa alla modernizzazione porta a grandi trasformazioni come l'apertura del Rio Nuovo, sventramenti ancora per realizzare un collegamento che la città di Roma vada al centro, e con interventi spigui. E quindi l'inaugurazione del Rio Nuovo, arriva il re, questo elegante motoscafo, poi attraverso il Rio Nuovo, condurrà le autorità verso il centro, cioè Piazza San Marco. Ecco, io ricordo quando ero ragazzo che lungo Rio Nuovo passavano i motoscafi della CTV per andare per l'appunto da Piazza di Roma di alto a San Marco. Le linee non ve la faccio breve. Ecco. Abbiamo descritto in maniera estremamente sintetica questo complesso di grandi trasformazioni che riguardano prevalentemente la parte occidentale di Venezia, la parte che sta di fronte a Porto Marghera. Cambia tutto, come vedete, questa è la stazione ferroviaria, questo è il ponte che attraversa il canale grande ed entra nella stazione marittima, questa è la radice della stazione marittima, il grande intervento di Roma, l'intervento del Rio Nuovo, che è un grande canale che porta al centro, e la strada nuova, la vedete qua, che porterà a Rialto, ecco il ponte qua in cima. E non so se si vedono, ma vi invito a vederle queste immagini, perché sono delle immagini di tele, grandi teleri, realizzate da un pittore che si chiamava Pieretto Bianco, per la Biennale Venezia del 1903, che mostra, diciamo, la Venezia che si trasforma, la Venezia industriale, le fabbriche, i vapori e così via, e dà un'idea di questo grande fermento, l'arsenale, ecco, l'arsenale qua, qui dove si fanno le barche a legno, ma si fanno queste cose. Voi fate storia dell'arte? Ecco, questi sono i quadri moderni dell'inizio del Novecento, che segnalano, ci facevano vedere che cosa, la grande modernizzazione che era proprio rappresentata da queste grandi strutture, dal lavoro, dagli impiego di lavoro.
Sono teleri molto belli, io vi invito a vedere, c'è qualche pubblicazione e questo è stato un pittore importante, interessante, che celebrava per l'appunto questa. Marghera nasce a partire da questa situazione. E perché? Allora questa è un'altra mappa d'epoca molto interessante, qui vedete la stazione ferroviaria, l'ansa del Canal Grande e il ponte ferroviario che conduce al bacino, vi ricordate l'immagine iniziale della stazione, il cotonificio dove c'è la nostra facoltà di architettura e il fotografo. Grande Silos attualmente non c'è più, è stato demolito, ma vi faccio vedere queste immagini perché vi danno idea della grande vitalità, grande attivismo, cioè del dinamismo che ha costruito il posto di Venezia di quegli anni, il grande silo, granaio, grano perché il grano arrivava con le barche, con i bastimenti e poi le chiatte che portano questi carri ferroviari all'arsenale, mettiamo dentro il porto di Venezia, bastimenti a vapore e poi conduttori di diesel, grandi gru, questa gru ancora esiste, e banchine per la e qui sistemi per l'aspirazione del grano o per caricare il grano o per aspirarlo e depositarlo nei grandi, nel grande silo, Venezia è là in fondo, chiatte, barche, cariche di carbone, qui arrivava il carbone da via con le grandi navi. E poi da qui veniva smistato nell'entroterra, c'era un enorme consumo di carbone per il riscaldamento, per le aziende industriali della terraferma, e questo è il silo poi demolito. Carri ferroviari, una enorme quantità di carri ferroviari per il trasporto soprattutto di carbone, che erano delle merci più, guardate le chiatte, che si incamminano poi verso le fabbriche della terraferma. Venezia è alle spalle, come vedete. Magazzini portuali, qui siamo di nuovo a casa nostra perché c'è la facoltà di architettura oggi, e automobili che arrivano e poi con queste chiatte vengono portate al Lido di Venezia, vedete passano davanti a San Marco, navi quindi, bastimenti in legno, fumi, gasometri e così via. Cioè una dimensione produttiva dal punto di vista, diciamo, dei commerci eccezionale, forse neanche immaginata. E si pone a questo punto il problema: che fare? Perché la domanda di spazi, di banchine cresce più di quanto non fosse previsto, e il porto di Venezia comincia, l'autorità portuale di Venezia comincia a interrogarsi su quali potessero essere le soluzioni da adottare per sviluppare il porto. Questa è una delle riunioni, personaggi intorno a una mappa di Venezia per valutare le alternative. Spero che si veda questa perché è abbastanza importante. Questo disegno, siamo all'inizio del Novecento, mostra un confronto tra le varie alternative che erano state studiate, i vari progetti che erano stati studiati per sviluppare il porto di Venezia. Questo immaginava una doppia banchina a sud della Giudecca, collegata al porto con un nuovo ponte, questo ancora una volta una quadrupla banchina, sempre nella posizione a sud della Giudecca, questa delle banchine invece a nord verso la stazione ferroviaria, e questa ancora un sviluppo invece del porto di Venezia, dove era e dove poi si realizza. C'è però un'idea rivoluzionaria che si fa luce, un'idea rivoluzionaria che fa capo a un personaggio, il capitano Porto, che va a Petit, che sostiene questa tesi. Certo, possiamo far crescere il porto di Venezia a partire dal nucleo che vedete, si vede così, vedete qui il nucleo, questo è il ponte ferroviario e questa è la ferrovia, il Canal Grande e il Canale della Giudecca. Si può far crescere il porto, abbiamo visto le alternative precedenti, però perché non prendiamo in considerazione un'idea nuova? Capiamo
un canale in questa posizione e questo canale porterà, non c'era questo canale, era un canale in laguna, questo canale porterà ad una zona portuale che realizzeremo di fronte al forte di Marghera. Qui, qui c'è la ferrovia, qui ci sono i collegamenti stradali e questo potrà essere il futuro del porto di Venezia. Quest'idea si consolida, prende piede e diventa un progetto vero e proprio che poi cui sviluppo si interrompe con l'inizio della prima guerra mondiale, ma poi prende corpo negli anni successivi, negli anni 20, attraverso un progetto redatto da un consorzio di imprese e di aziende con la partecipazione pubblica, statali e private, che propone lo scavo del canale e la realizzazione, esattamente dove è Marghera oggi, di questa iniziativa, che è un'iniziativa lungimirante anche per certi aspetti e complessa, cioè l'idea di una grande zona, di una zona commerciale, un porto, qui c'è il porto vecchio, qui ci sarà il porto nuovo, circondato da una grande zona industriale con banchine e quindi aziende che potranno avvalersi anche della presenza delle navi e caratterizzato alle spalle da un quartiere urbano per le persone, che per i lavoratori, un quartiere urbano che in questo schema era previsto per ospitare qualcosa come 30.000 abitanti, il tutto al di sotto della ferrovia, questa è la ferrovia attuale, questa è la stazione ferroviaria di Mestre, questo è il Corso del Popolo, Mestre era un piccolo borgo, come vedete, caratterizzato da un centro di Piazza Ferretto, la torre e Piazza d'Arche. Piccolissimo inciso su questa immagine. Vi stiamo incominciando a mostrare dei modi di rappresentare dei problemi che sono assolutamente efficaci anche se fatti con pochi segni. Nel senso che vedete già che cos'è intanto Mestre. Mestre in rapporto alla nuova città in sviluppo, che addirittura sembra tre volte più grande di Mestre, quella che sarà la città giardino di Marghera. E poi vedete le relazioni tra il nuovo complesso industriale che si pensa di realizzare e Venezia, ossia l'idea di progresso e di modernizzazione portano anche a un gigantismo delle immagini di trasformazione del territorio. E questo gigantismo lo vedete, nel senso che non è l'area che in quel momento serve, ma è già l'area che si pensa di dover occupare perché il progresso sta montando, sta chiedendo terra, e quindi non risponde alle esigenze del momento, ma risponde a una previsione di completa trasformazione in termini industriali del rapporto tra la terra e l'acqua in questo caso. Sì, è giusto quello che dici, tra l'altro è un'idea di ipotetico e immaginato e auspicabile sviluppo che poi trova si realizza anche perché questo è un intervento prevalentemente realizzato con fondi pubblici e per le aziende è molto conveniente installarsi in aree molto ben servite che hanno un costo modesto grazie al fatto che interviene lo Stato, interviene il Comune. Pensate che questa parte del quartiere urbano è a carico del Comune di Venezia, perché il Comune di Venezia si impegna a realizzarlo per ospitare gli operai. L'idea era anche quella allora di decongestionare in un certo senso la città che aveva qualcosa come 150.000 abitanti, pensando che alcuni di questi si sarebbero trasferiti a Porto Marghera e lavorando sia nel porto che nell'industria. Questo è un altro disegno che grosso modo ripercorre, forse più chiaro del precedente, quest'idea. Come poi materialmente si realizza, il nuovo porto di Venezia a Marghera, vedete, il porto in realtà è questo, contrassegnato da un colore verdino, tutto il resto è area industriale, cosa che poi trova una il quartiere urbano e la piccola Mestre di allora, Corso del Popolo, via Piave e poco di più. Mestre è un sobborgo, ragazzi, non è una città all'inizio del Novecento.
piccolo borgo storico, ancora tra... Ecco, qui vedete in rapida successione l'evoluzione anche di questa idea. Il progetto iniziale, che riprende quello del Petite, ingegneri Rossi Cucchini, il piano regolatore del Porto Marghera, qui stiamo nel 1917, la zona del settore industriale e il settore portuale vero e proprio, e poi l'espansione successiva degli anni 20, visto il successo di queste iniziative. Come si realizza questo e dove si realizza? Queste immagini sono abbastanza interessanti, spero che si vedano, molto, molto bello tra l'altro, perché mostrano Porto Marghera prima di Porto Marghera. Prima di Porto Marghera questa era laguna, c'erano le balene che sono, come sapete, queste terre appena emergenti dal livello dell'acqua, ancora troviamo soprattutto nella Laguna Nord. Sullo sfondo vedete la sequenza delle arcate del ponte traslagunare che conduce la ferrovia a Venezia, e Venezia qui sullo sfondo c'è un po' di nebbia e quindi non si vede, si andava a remi con un sandalo in queste aree a pescare prevalentemente. Vediamo queste stesse zone più o meno dopo lo scavo, la realizzazione del grande canale che conduce al porto di Venezia. Il porto di Venezia sta qui, vi ricordate l'immagine del Petit e poi di Rossi, un canale largo 25 metri, profondo 7 metri, 7,50 metri, che consente alle navi di arrivare alle banchine che ancora non ci sono, perché sono ancora terre emerse. Ma vediamo rapidamente che Marghera cresce, si scavano, si lasciano anche, poi si scavano grandi bacini per l'evoluzione delle navi, si attrezzano queste aree con delle banchine, ancora ci si muove spesso con un carretto trainato dall'asino, c'è qualche primo motoscafo che arriva alle Chiatte, siamo negli anni, siamo negli anni 20, e un po' alla volta la città, il porto commerciale e poi la realtà industriale che prende corpo. Tracce ancora di balene, ovviamente esistenti, qualche piroscafo che attracca le prime banchine, gru, questa torre piezometrica è la torre di Marghera, quartiere urbano. Come si costruisce questa cosa? Si costruisce realizzando, come dire, dei muri di contenimento, come questo, un grande muro di contenimento, e poi scavando il canale e riportando i fanghi all'interno della sacca. Questa è una sacca che un po' alla volta, riempita di fanghi e consolidata, diventerà il terreno sul quale poi nascono le fabbriche. Una parte del porto di Porto Marghera viene destinata alle raffinerie, e questi sono le prime raffinerie che si insediano con questi grandi serbatoi che sono appena visibili, li vedete in due fasi, appena impostati e poi dopo sullo sfondo il ponte che conduce a Venezia. Le prime fabbriche, cantieri per il consolidamento delle aree, ecco le banchine che diventano solide, questi tubi servono per trasferire il fango lì dentro pompando insieme all'acqua. E questa è una di quelle macchine che servivano a quel tempo, i natanti, per trasferire il fango da una parte all'altra. Porto petrolifero, vado in fretta, per arrivare al quartiere urbano. Il quartiere urbano viene, cioè il cuore di Marghera. Siamo adesso nel cuore, diciamo, della nostra area, della vostra area, della quale lavorerete. Il quartiere urbano, in questo accordo tra Stato, imprenditori, comune, eccetera, la realizzazione del quartiere urbano viene affidata al Comune di Venezia. Il Comune di Venezia, grazie alla cultura, anche all'idea lungimirante del proprio ingegnere capo, che si chiamava Emmer, ingegnere Emmer molto, molto colto e molto preparato, grazie a questa sua, come dire, predisposizione al progetto anche innovativo, propone per il quartiere urbano di realizzare in quest'area di Marghera un insediamento, 30.000 abitanti, ispirato ai modelli della città giardino. Qui non abbiamo tempo, magari
sarà un voto positivo, ma bisognerebbe aprire una parentesi su cosa è stata il mondo, non soltanto in Italia, in particolare nel mondo anglosassone, in Germania, questa idea della città giardino, cioè l'idea di una, siamo arrivati nel Novecento, di un insegnamento abitativo lontano dalla città combinata, dalla città fabbrica, eccetera, che caratterizzato da una densità molto bassa, cioè case basse a uno o due piani, dotate di giardini e a loro volta poi organizzate in maniera da fare riferimento a spazi verdi molto ampi e tali da avere godere della presenza del verde dappertutto. E Emmer dice che questo è il modello giusto, perché di qui ci sarà Marghera, la città industriale, quindi è bene che gli operai vivano in una condizione anche di igienica e di salute. Dimenticavo di dire una cosa importante che che voi sappiate, che voi ricordiate, e cioè che nel frattempo Venezia, per realizzare tutto questo insieme di opere imponenti, importanti, deve crescere anche amministrativamente, e in quegli stessi anni, cioè negli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30, prende corpo la cosiddetta Grande Venezia, e cioè un comune di Venezia che incorpora rapidamente prima il comune di Malcontenta. Malcontenta era comune, Basotto era comune, per poter realizzare questa cosa. Poi incorpora i comuni di Murano e di Pellestrina e di Burano, e poi incorpora i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e Chirignago. Ma ecco, questi che oggi sono Venezia, fino a quel tempo erano comuni. Ma quindi anche le strutture di Strona, Malcontenta, quelle industriali, sono un risultato del processo che è venuto a Marghera, oppure sono nate insieme? Quelle strutture che sono? Malcontenta perde la sua autonomia comunale e diventa comune di Venezia, perché è la prima delle, è il primo dei territori che vengono incorporati in questa Grande Venezia, perché quelle, quei progetti che vi ho fatto vedere prima, alla fine di quella grande espansione c'era Malcontenta, e quindi Malcontenta fa parte, d'ora in poi sparisce come, diciamo, entità amministrativa e diventa Venezia, e quindi quelle fabbriche che lei dice di Malcontenta sono parte di questo grande intervento realizzato a partire dagli anni 20-25, ecco, del secolo scorso. No, se avete delle questioni vi prego di porle, perché è utile. Io mi dimentico anche della fretta di dovervi presentare appunto tutte queste cose. Allora, la rappresentazione di questo disegno, che è schematica, ma vi dice già qual è l'organizzazione dello spazio, era quello che dicevo prima, quando vi dicevo che per poterlo trasformare bisogna partire da un'idea di città. Questa idea era appunto quella che è stata spiegata, con una città che era con una dimensione del verde e del rapporto tra il costruito e il verde, dove lo spazio aperto era veramente la parte rilevante, è appunto uno degli esiti, come vi dicevo, del pensare a uno spazio attraverso un'idea di città e trasformarlo in un progetto. Ecco, qui vi illustro rapidamente questa mappa che poi magari potrete vedere con più calma. Qualche dato di riferimento: questa è l'attuale stazione ferroviaria di Mestre, questa è la via Piave e questo è Corso del Popolo. Qui c'è il cavalcavia che raggiunge il Corso del Popolo e poi entra a Mestre. Le prime fabbriche nate, le aziende, la carbonifera, nate vicinissime alla zona ferroviaria, e in basso la città nuova, che è caratterizzata dalla presenza di una specie di cuore, vedete questo è un gran boulevard, un grande viale alberato, sul quale si affacciano le funzioni pubbliche, cioè gli uffici comunali, le scuole, gli asili, e poi successivamente l'ospedale, la chiesa, la biblioteca, e poi i mercati e la palestra, eccetera, eccetera. Quindi un'idea avanzata, cioè non si costruiscono solo delle case, e le case non vengono realizzate dove capita, come è successo poi negli anni successivi, ma c'è un disegno complessivo
che ripeto deve la sua originalità alla cultura che in quel tempo gli uffici tecnici del comune di Venezia, diventato grande Venezia, arrivano, in particolare questo grande personaggio che fu l'ingegnere Hefner. Ecco, ne approfitto per dire un aspetto che ci riguarda, perché è appena stato detto come nella città i servizi collettivi diventassero il fulcro, un elemento importante, urbano. Oggi, venendo a trovarci in questa scuola, non sapendo dove era lo Stefanini, abbiamo preso un autobus, l'H24, e intanto ci è voluto molto per capire dove dovevamo fermarci per trovare la scuola, perché era dopo un'ansa vicino a un certo bar chiamato Serenetta, e vicino a un certo numero civico, quindi già molto scoraggiante il fatto di dover rimanere sull'autobus per vedere dove era questo bar Serenetta, e pensando che passato quello noi avevamo sbagliato fermata, perché non è facile. Molto diverso dal fatto di vederlo come una centralità di un'area urbana. Altro aspetto, siamo poi scesi da questo, alla fermata dell'autobus, e non vi dico cosa c'è voluto, visto che non c'era gente intorno, perché questa è una parte al confine della città, a cui chiedere dove era l'istituto Stefanini. Finalmente ci camminiamo, avendo trovato un cartello con scritto Stefanini, arriviamo e vediamo da una parte una struttura che poteva sembrare una scuola, ma poi vediamo che è un supermercato. Poi dall'altra parte del verde e delle macchine e tantissime biciclette, e dalle biciclette che abbiamo supposto che questa fosse una scuola. Questo per dirvi cos'è cambiato nel territorio e che cosa vuol dire oggi riconoscere alcune funzioni e decidere quelle funzioni se si spostano o meno, perché sono invece nate fin dall'inizio come funzioni urbane molto importanti. Allora oggi il fatto di decidere di avere ancora in città o di spostarli non è, è il tema di cui appunto ci occupiamo nel pensare alle trasformazioni della città. Ecco, sì, allora a maggior ragione si capisce il senso e anche l'interesse di questo disegno, di questo progetto, perché le funzioni pubbliche, le scuole, il comune, la chiesa, il mercato, la biblioteca, in questo caso sono chiaramente riconoscibili, perché non vengono disperse qua e là dove abitano, ma vengono tutte in qualche modo allineate, concentrate lungo questa specie di cuore urbano, grande giardino, che poi in parte si realizza, c'è la chiesa che viene spostata leggermente, ma sostanzialmente questa idea prende corpo, almeno in gran parte, e c'è quindi un'idea di città molto precisa, questa città avrà un cuore, no? Molto, molto riconoscibile, e con le scuole, con quello che occorre, e poi dopo le zone residenziali caratterizzate quindi da una grande presenza del verde, di giardini, come nell'intenzione programmatica di questo modello che viene. Avrebbero potuto scegliere modelli diversi. In quel tempo la cultura urbanistica europea aveva messo a fuoco altri modelli urbani diversi da questo, ma a maggior densità, però c'è da riflettere. Interessante idea che proprio a Venezia si sviluppa di realizzare una città, ed è la città giardino più grande che realizza in Italia in quegli anni, realizzata dal Comune di Venezia e dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari, quindi un intervento pubblico. Vi faccio vedere qualche immagine che è abbastanza bella, sono abbastanza belle, spero che si vedano da lì, di cos'era Porto Marghera quando fu concepita, ecco. Vedete i grandi viali, non ci sono ancora gli alberi, però sono già tutti già predisposti. Questa è Marghera, però, no? Questa è Marghera. Questa è Marghera, chiedo scusa, ho sbagliato. Questa è Marghera. In questa immagine si vedono tutti gli ingredienti di quella città che sta per nascere e che avrà questa caratteristica, un cuore urbano, grandi. Pensate, non c'erano quasi ancora le automobili, però la strada è prevista come una vera strada urbana, con una corsia interna, poi dei giardini, poi una corsia pedonale, un percorso pedonale, insomma è una grandissima lungimiranza. Lo faccio vedere qualche anno dopo, qui il quartiere, uno dei quartieri comincia a crescere, questo è un intervento realizzato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, quindi sono case pubbliche in affitto, evidentemente sullo sfondo vedete Porto Marghera, ecco, che prende corpo con le ciminiere e
un fondo ancora non è visibile, ma c'è, ma c'è Venezia. Se c'è qualche domanda, sì, sì, c'è una domanda, però dovete fare. Che anni siamo? Qui siamo negli anni 30, diciamo, cioè il piano regolatore generale è del 1916, però poi dopo c'è la guerra, ci sono i tempi lunghi per la sua approvazione, e intorno agli anni, anzi ce li ho qui, i dati poi li trovate in questo libretto che vi ho dato, ecco. Comunque dagli anni 20 agli anni 30 si realizza questi insediamenti. Ecco, teniamo conto che il Porto Marghera è ancora il primo porto industriale. Porto Marghera è appena iniziata. Ripeto, si pensa che ad abitare queste case possano essere anche dei cittadini di Venezia, perché il comune aveva anche quel tema, che è esattamente l'inverso del tema di oggi. Oggi abbiamo il problema di essere rimasti in pochi. Allora c'era la sensazione che Venezia fosse sovraffollata e fosse necessario anche incentivare in un certo senso il suo trasferimento di cittadini verso Marghera. D'altra parte questa era, come dire, una situazione abitativa favorevole, perché le case erano in affitto e gli affitti erano calmierati e costavano relativamente poco. Ecco, questa è interessante. Queste due immagini che più o meno rappresentano la stessa zona qualche anno dopo. No, guardate, no, questo è interessante soprattutto per questo. Guardate questo grande investimento che fa il comune nella qualificazione di queste strade. Queste non sono le strade che troviamo nelle nostre periferie, ecco, sono strade importanti, sono elementi del cuore cittadino del quale abbiamo parlato precedentemente e sono un complemento rispetto alle quali i giardini privati sono un complemento importante. E soprattutto prima viene disegnato e realizzato lo spazio pubblico. Prima viene realizzato questo spazio e poi quartiere dopo quartiere si realizzano. Di quello che succede purtroppo oggi nella espansione urbana, nella diffusione insediativa. Questa è un'immagine di questo quartiere prima della realizzazione delle grandi alberature un'altra posizione, si vedono le case, sono delle case molto dignitose, talvolta anche belle come questa. Questa è una casa popolare, uno dei modelli delle case popolari realizzate, non so se esista ancora, questa è una foto degli anni 30, 35, però guardate che bella la casa che è. E naturalmente c'è il giardino all'esterno. Non ci sono, dicevo, quasi le automobili, qua ce n'è una sbarruta, qua ce n'è un'altra, la gente va in bicicletta. E questa è la strada che non mi ricordo come si chiami adesso, che ha sullo sfondo la torre Acquedotto, che ancora esiste. Cioè, erano gli anni nei quali in Italia, anche in ritardo rispetto ad altri paesi europei, nel disegno dello spazio pubblico, soprattutto delle strade, ma anche del rapporto tra strade e marciapiedi, la dimensione più importante era data proprio al marciapiede, al luogo dove la gente poteva camminare. Pur non essendoci ancora il traffico, perché guardate, qui c'è una ruta automobile e questi sono invece i percorsi pedonali. Si vede poco, queste immagini bianche purtroppo si vedono poco. Questi sono delle frammenti delle tavolette dell'IGM, dell'Istituto Geografico Militare. Sapete, l'Istituto Geografico Militare ha avuto ovviamente il compito, ce l'ha ancora, di disegnare il territorio, di rappresentare il territorio nazionale, aggiornando un certo numero di anni la situazione. Questa è una delle prime mappe dell'IGM, Istituto Geografico Militare, che riguarda Mestre e Marghera. Non c'è ancora niente. Purtroppo è una di quelle bianche che poi poi queste materiali di base li avremo a disposizione. Questo è Mestre, il borgo di Mestre, vedete, colorato di giallo, e non c'è assolutamente nulla. Il Forte Marghera c'è soltanto la linea ferroviaria, che è quella linea ferroviaria che da Milano conduce a Venezia attraverso il ponte. C'è però lo scavo di questo canale con una piccola darsena che è il nucleo iniziale.
Ventura. Questa è un'immagine degli anni 30 che mostra non solo il canale ma la venuta realizzazione delle banchine. Mestre nel frattempo è cresciuta e il quartiere urbano di Marghera si è sviluppato oltre la ferrovia, sono le immagini che ho fatto vedere precedentemente, e questa è un'immagine dell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, che mostra gli insediamenti di Marghera e anche l'approntamento di altre zone industriali nell'ipotesi che il porto e la zona industriale crescesse ancora. Ultima parte, vado in fretta perché sto prendendo molto tempo, ma d'altra parte è una vicenda complessa, non si può riassumere poche parole. Questa immagine, cioè, la vedete? Riassumendola, perché come avete visto è una storia fortemente orientata a farvi vedere le relazioni, il mutamento di relazioni territoriali, quindi, però pur essendo così è talmente ricca che richiede il tempo. Ecco, guardate questa immagine, è un'immagine della laguna. Voi sapete, la laguna è un grande bacino, 40 chilometri diciamo in questa direzione e 10 chilometri in quest'altra. È collegato al mare Adriatico attraverso tre bocche. Non posso adesso qui parlarvi della laguna, lo farei volentieri, ma rimandiamo eventualmente ad un'altra volta. Volevo soltanto mostrarvi, mettere in evidenza Venezia, che è questa, voi vedete il porto, il ponte ferroviario e il canale Vittorio Emanuele III, che è quello che ha l'idea iniziale, e poi il primo nucleo di Marghera, e poi lo sviluppo immaginato e previsto dell'insediamento industriale. Per fortuna questo 3 e questo 4 non si sono realizzate, ma l'idea era che l'industrializzazione di Porto Marghera dovesse continuare verso questa direzione e occupare una serie di zone e di aree che non esistevano e che si sarebbero dovute costruire partendo dalle barene ai margini di un intervento che invece ohimè si fece, ed è lo scavo del canale dei Petroli, che è questo, e che si è fatto per consentire alle grandi navi mercantili di arrivare a Marghera senza passare a Venezia. Cosa che invece succede, come sapete. Cosa come che succede per le navi da crociera. Ma l'idea iniziale era questa. Traffico verso Porto Marghera si muovesse lungo il canale della Giudecca. Io ricordo ancora quando ero ragazzo le navi merci, le navi mercantili che passavano qui davanti e poi andavano a Marghera. E poi l'idea invece del grande canale dei Petroli, così detto, che serve Porto Marghera da sud, che ha liberato il tragitto urbano, il tratto urbano dal traffico industriale, che però ha creato degli sconvolgimenti nella laguna, perché l'enorme traffico e la quantità di movimento delle maree, delle onde e così via, dopo da questo attraversamento, ha sostanzialmente trasformato tutta la laguna sud. Ma ne parliamo una seconda volta. Io qui volevo solamente farvi rilevare come quest'idea iniziale di Marghera è un'idea che era destinata poi a sviluppi futuri, lungo il canale Malamocco-Marghera, il cosiddetto canale dei Petroli, si era immaginato che dovesse crescere. Era uno dei più grandi poli di sviluppo industriale, pensate a livello nazionale. A livello nazionale. Si era deciso che questo doveva diventare appunto il grande polo dello sviluppo maggiore dell'industria italiana, non a caso poi era la motorista. Vedete qualche immagine adesso aerea per darvi un'idea della situazione del porto commerciale di Venezia, che ancora rimane per un certo periodo. La funzione commerciale del porto di Venezia insulare è venuta meno recentemente, come sapete. E qui vedete per confronto, nello stesso momento, le prime banchine e le prime aziende, le prime fabbriche che si insediano nella zona vecchia. Questo è il porto commerciale, peraltro, e tutto intorno la grande densità di fabbriche, fino a Montedison, l'industria chimica e quant'altro, che
il quartiere urbano sta qui alla nostra sinistra. E, allora, prima zona industriale, idea della seconda zona industriale che si realizza, idea della terza zona industriale che invece non, fortunatamente dico perché la presenza dell'industria provoca degli sconvolgimenti lagunari incredibili e anche fonte di inquinamento dell'ambiente lagunare, come voi certamente sapete. Vi dico solo qual era il disegno, in un certo senso l'idea dei tecnici portuali di allora per realizzare la terza zona industriale. Si diceva: costruiamo delle dighe lungo il perimetro delle aree, scaviamo il canale dei petroli e buttiamo, come nella parte iniziale del processo che abbiamo visto prima, i fanghi all'interno di queste sacche. Cosa che in realtà si cominciò a fare, ancora zona di ampliamento si vede, sì, abbastanza. Sì. Pensate che intervento forte sull'assetto idrogeologico e del rapporto terra-acqua con una organizzazione nuova dello spazio. Questo purtroppo non abbiamo tempo per parlarne, ma questo è uno sconvolgimento radicale della terra. Vado avanti con le immagini che forse sono più eloquenti. Questo è l'arrivo del canale dei petroli a Marghera. E pensate che del problema dei canali si sta ancora discutendo, quindi pensate quanto problematico è il rapporto della linea di ingresso e di movimentazione di merci o di persone che ancora oggi Venezia ha rispetto ai grandi problemi del gigantismo, per esempio della Caina. Quindi sono sempre problemi di grande attualità. Canale di petroli ancora, questa è Marghera, in fondo c'è la bocca di Porto di Malamocco che non si vede, ma insomma vi rendete conto di un grande canale, un grande scavo della laguna che ha portato a proprio ad un dissolvimento della città. Altri canali che si vanno scavando per la realizzazione della terza zona che poi però non si fece, immagini che mostrano con molta evidenza l'andamento, come dire, originario dei canali. Voi vedete questo andamento molto organico dei canali lagunari prima della zona industriale. E poi invece, sono ancora nell'area delle Barene. Sì, e qui invece la rettificazione attraverso gli interventi per dar luogo alla terza zona industriale. Altre immagini d'epoca, questa è una sacca che si sta costruendo, verrà poi riempita di fango e qui una nave che entra, costeggia il perimetro della terza zona che poi non verrà mai utilizzato, e questa immagine vi dà un'idea dell'operazione. Qui si intravede l'andamento delle barene residuale, la conterminazione dell'area con queste grandi dighe, il trasferimento del fango all'interno della zona e poi la sua trasformazione. Che vi fa vedere come un ambiente che prima che ancora si intravede, poi viene, cioè, che operazioni erano dal punto di vista della trasformazione dell'assetto. Queste le hanno fatte ma non sono state presentate, anzi bisogna dire che qui c'è un fenomeno interessante, la legge speciale per Venezia ha poi impedito l'utilizzo di queste aree e anzi si è messo in moto anche un processo di rinaturalizzazione, cioè queste aree che erano state interclude, cioè nel senso l'acqua della marea, della laguna non entrava più, sono state riaperte e si sta assistendo ad un processo di rinaturalizzazione, cioè non è un intervento artificiale, ma pensa che la natura possa fare il proprio corso. Ci sono anche dei fenomeni interessanti dal punto di vista faunistico, dei uccelli, interessante la cosa. Vabbè. Comunque questo era il modello che si stava perseguendo e che poi per fortuna aree non utilizzate e poi invece quelle utilizzate
nella parte commerciale, quindi nella parte carbonifera. Ecco, queste le vedremo direttamente sul posto, perché il 14 andremo proprio all'interno dell'area di Porto Marghera. Ecco, se andate nell'area di Porto Marghera sarebbe molto bello se poteste fare un giro con una barca, un vaporetto. E l'immagine che si percepisce dall'acqua è, queste sono immagini dall'aereo, e danno un'idea, diciamo, della dimensione credibile di questo insediamento. Molte di queste aree sono abbandonate, poi nel frattempo appunto la crisi economica e la mancata modernizzazione dei processi produttivi ha portato all'abbandono di molte di queste aree. Alle spalle vedete Marghera, ma vederle dall'acqua è molto interessante. Avete idea di quando si apre un computer che cosa appare, le relazioni che ci sono nella parte proprio interna di un computer? Ecco, sembra di sorvolare una grande immagine che assomiglia molto a quella del computer aperto. Questa è la parte petrolifera, anche questa è un'area, molte di queste aree sono dismesse perché sono più attività di raffinazione, questa è la parte commerciale. E qui c'è il quartiere del Vega, la zona del Vega di cui parliamo rapidissimamente, e poi il parco di San Giuliano. Queste sono immagini scattate dall'aereo di Vanda Venezia. E vi suggerirei un percorso con quei canali se vi è possibile, perché avreste, sono riuscito a fare qualche tempo fa, avreste questo tipo di sensazione. Cioè, intanto Venezia. Venezia è lì vicinissima, 4 km, 4 km e mezzo, vedete chiaramente che i campanili, San Marco, la chiesa del Redentore e altre cose ancora. Grande ponte, grande arco realizzato per consentire il passaggio dei fluidi per due aree di Marghera, però consentire anche il passaggio delle navi. Parte del petrolchimico, queste grandi strutture, anche devo dire anche affascinanti dal punto di vista della loro immagine, ma per le più dismesse, grande silos granario. Che andremo a vedere perché passeremo con l'auto, sì. Col pullman vicino alle grandi strutture che sono rimaste. Gru molto senti, strutture per i container che cominciano a diventare protagonisti, diciamo, della situazione del porto commerciale. Ancora zone e strutture delle raffinerie, cose che non si vedono facilmente dalla terraferma. Marghera è un po' un mistero, no? Per anni è stato molto chiuso, non si capiva bene cosa ci fosse. Adesso si può entrare in qualche modo, però entrarci dall'acqua è... Si capiva che era pericoloso quando si sentivano le sirene che annunciavano che c'era stata un'uscita, una perdita di qualche gas tossico, per cui c'erano 170 persone che lavoravano che venivano ricoverate in un'emergenza ospedale, perché questo succedeva negli anni 70. Ecco, adesso vi faccio vedere due o tre immagini che penso possono essere collegate anche con il lavoro che le ho messe, perché penso che potrebbero essere collegate con il lavoro che avete, con il Bartolo e con il Mazzolini. Cioè, due parole, le grandi dismissioni, ecco, l'invecchiamento delle strutture produttive, alternative di organizzazione, la diminuzione, la fortissima diminuzione degli addetti, da 30.000 negli anni 60 operai, 10.000 credo di adesso, e però una grande disponibilità di aree e talvolta anche di edifici di straordinario interesse. Vi faccio vedere alcuni che mi sembrano molto spesso buoni, grandi strutture, banchine, pezzi di silos, brani in un certo senso, una possibile anche rigenerazione urbanistica. Il progetto che farete riguarderà, immagino, spero, per capire cosa fare, possono costituire una grande risorsa, perché la presenza dell'acqua è importante, gli edifici anche molto, come dire, solidi, possenti, alcuni di questi anche molto belli, dal punto di vista architettonico, come questa, come questo
infrastruttura che si pensa sia stata disegnata o che sia stata ispirata a modelli di progettisti importanti come Luigi Nervi, i grandi silos, ecco, guardate questa, bellezza, c'è un luogo che potrebbe diventare un grande luogo pubblico. Come vedete, con l'abbandono c'è anche un processo di abbandono delle rive, e quindi un altro aspetto importante è come ricostituire le rive e il rapporto della terra con l'acqua, lavorando su questi spazi e facendoli diventare spazi pubblici. Tutto questo è un tema difficilissimo da un processo difficile da immaginare, però pensate, questa è una grande risorsa. Poter avere una parte di città che si proietta sull'acqua è una cosa che non capita veramente. C'è una parte di Marghera che mantiene ancora un proprio attivismo anche economico e produttivo, ed è quella della Fincantieri, dove si costruiscono le grandi navi. Come sapete, c'è un mercato che è ancora attivo, perché le navi fatte in Italia pare che siano le più belle del mondo, e quindi molti clienti vengono realizzate qui. Parte poi c'è la trasformazione del porto, la parte del porto in porto container, perché è una grande nave giapponese che sta caricando i container con le banchine attrezzate, con le grandi gru. Anche questo è da vedere, perché questi sono segni, come dire, di vitalità, residua, ecco, in cantieri, con i propri cantieri navali, e il porto container, la modernizzazione e il mercato che arriva al capo del mondo. Ancora una volta di cantieri e strutture in disuso sulle quali lavorare, di questo di grande fascino anche architettonico, le gru dei container, anche queste attraenti dal punto di vista del loro apparato ingegneristico ed architettonico, grandi silos in piedi di dismissione messi, Venezia sullo sfondo, le gru in primo piano, e qualche iniziativa alla quale varrà la pena di fare riferimento, come il parco scientifico del Vega, il tecnologico, che si è realizzato con qualche difficoltà, perché è sempre in una situazione di crisi e di sopravvivenza, ma una parte delle aree dismesse di Marghera è stata poi investita da questo progetto, che ha immaginato e in parte realizzato qui la creazione di un polo scientifico e tecnologico dedicato alla ricerca e alle attività innovative. Questo è quello che vedete anche quando in auto andate a Venezia, e va visto anch'esso come una risorsa, come importante risorsa è il complesso di Porto Marghera, come importante risorsa è San Giuliano e il Parco San Giuliano. San Giuliano è legato a Marghera, anche se, non tanto per la vicinanza, quanto per il fatto che per decenni l'area nella quale venivano portate le scorie della lavorazione, di certe lavorazioni che avvenivano a Marghera. Quindi è una specie di, come dire, di complemento di Marghera, che è stato bonificato negli anni recenti, e come sapete si è realizzato qui un grande parco pubblico che è una straordinaria risorsa. Vi dico queste cose perché ci sono alcuni punti di forza, ecco, positivi. Il Vega, l'area dismessa e in parte recuperata, questa darsena che arriva proprio sul ponte, quindi pensate alla possibilità di arrivare ai battelli in questa posizione, gli edifici del Vega, il ponte ferroviario, la linea ferroviaria, il ponte che va, e la linea politica che va da Venezia, qualche intervento di recupero delle strutture antiche che che si sta facendo, queste qui sono la legna e quant'altro, una vecchia torre di refrigerazione recuperata, una statua, una scultura che era stata portata a Venezia per la Biennale d'arte, non mi ricordo di quale anno, poi trasferita a Marghera, dove il gigantismo della mano si coniuga con il gigantismo della foto. E poi il parco di San Giuliano, allora anche questo ormai è un dato acquisito, non è più un'idea iniziale. Voi ricordate, il comune ha
aver fatto un concorso di questo progetto che poi ho vinto l'Antonio di Mambro e poco alla volta il progetto si sta realizzando con grossi problemi legati alla scoperta, diciamo, di una forte, presa delle scorie, ma un po' alla volta l'operazione è andata in porto. Quindi so bene di quali temi vi occuperete, anche di progettazione che abbiamo avuto di massimo mercato, vi occuperete delle aree di crisi di questo selezione, per esempio. Non dimenticate di tenere conto che al di là della ferrovia e del ponte c'è una realtà di straordinario interesse, che vedete da questa immagine aerea per chi sta arrivando a Venezia da Mutina aereo, dove si arriva sono luoghi anche di piacevole intrattenimento, le barche a vela, la sede nautica e quant'altro. Mi sembra che il Brusio sia di un interesse così forte che ti possono fare tante domande. Il parco di San Giuliano e il ponte che consente di andare a piedi o bicicletta. Questa immagine che vi dà un'idea della vicinanza con Venezia, siamo a 4 km di distanza, 10 minuti di autobus e mezz'ora di vaporetto, e quindi questo può essere una straordinaria risorsa anche per la città di Venezia. Allora, mi fa molto piacere che la chiusura sia sulle aree che sono state oggetto di una trasformazione importante, che sono quelle del Parco di San Giuliano, per un motivo semplice. Abbiamo iniziato a parlare di connessioni, cioè Venezia viene collegata con la terraferma, con la ferrovia, e terminiamo ancora con un problema urgente: ricreare le connessioni, questa volta nel territorio, in pezzi di territorio che sono state, per via dello sviluppo della zona industriale, completamente separate tra loro. Allora, tema importante che riprende quello delle connessioni originarie di Venezia con la terraferma è come oggi si deve iniziare a fare un lavoro di riconnessione di spazi che si sono mantenuti tra loro isolati, addirittura contrapposti. Questo è un tema sicuramente che dovremo affrontare e affronteremo all'interno del laboratorio, lavorando su alcune questioni importanti: fratture, origine delle fratture e riconnessioni, ricuciture, perché negli spazi si inizia a creare appunto permeabilità, naturalmente pensando anche alla trasformazione contestuale di aree che hanno avuto un destino funzionale di un certo tipo un tempo e che oggi invece si ripresentano come aree oggetto di possibile trasformazione. Ma se non abbiamo un'idea di questa trasformazione, ovviamente la cosa ci sembra impossibile. Allora è proprio a partire da un'idea di trasformazione che cercheremo di mettere in gioco questi temi e queste questioni. Questo è quello che faremo appunto nei laboratori. Bene, con questo possiamo chiudere. Con questo possiamo chiudere. Abbiate delle domande. Allora io intanto ringrazio tantissimo Franco Mancuso perché ci ha offerto.